dietro le produzioni di eccellenza che portiamo sulle nostre tavole ci sono spesso tanti problemi che affrontano i produttori agroalimentari, come per esempio la crescente incertezza nel collocare i prodotti sul mercato, la concorrenza di prodotti che hanno prezzi più bassi e ancora il costo di produzione che aumenta. Per questo oggi AgriNet Il Futuro in Campo vi vuole raccontare una storia virtuosa dai Monti Sicani. Ci troviamo nella zona centro-meridionale della Sicilia, dove si produce il pecorino siciliano DOP. Partiamo allora subito con il raccontarvi di chi lavora a fianco dei piccoli produttori locali, come il Consorzio del Pecorino Siciliano DOP, l'Università degli Studi di Palermo e la Dossa Sicilia, ovvero i prodotti di denominazione di origine siciliana. Il pecorino siciliano DOP è ancora uno dei formaggi considerato prodotto di nicchia. È un formaggio che, secondo gli ultimi dati, ha una produzione certificata di non più di 50 tonnellate, quindi se paragonato ai grandi formaggi è proprio una nicchia, però ha quelle caratteristiche di qualità che rendono questo formaggio un grande formaggio. Principalmente le caratteristiche di qualità del pecorino siciliano DOP sono tre. Il primo, il latte crudo. Il latte crudo, cioè il latte non pastorizzato, che viene utilizzato nei caseifici e con l'ausilio di attrezzature storiche in legno. Questo è il secondo fattore di qualità. Utilizziamo ancora le tine di legno, utilizziamo i canestri di giunco, utilizziamo gli assi di stagionatura in legno dove facciamo riposare il nostro formaggio per almeno 4-5 mesi. E dal legno vengono fuori tutti i fermenti lattici, i batteri lattici, quelli buoni, che fanno grande questo formaggio. Il terzo fattore di qualità è il pascolo. Gli animali vengono alimentati quasi esclusivamente al pascolo nel periodo primaverile, è il periodo migliore in Sicilia per la disponibilità foraggera e ormai tanti sono gli studi che dimostrano come dal pascolo vengono fuori le sostanze di qualità, gli antiossidanti, le vitamine, gli acidi grassi insaturi, gli omega 3, cioè tutte quelle caratteristiche che rendono di qualità un prodotto. Quali sono le attività che si portano avanti per sostenere gli allevatori locali e i produttori di questo formaggio? Il nuovo consorzio di tutela del pecorino siciliano DOP è nato oltre 20 anni fa, ma solo di recente ha iniziato una sua importante attività di promozione e di valorizzazione di questo formaggio, incrementando quella che è la conoscenza, la visibilità di questo prodotto, di cui per la verità ancora poco si conosce, verso il consumatore finale. Grazie a uno stimolo che è venuto dall'assessorato regionale all'agricoltura e dal suo direttore, nel dicembre 2020 17 consorsi di tutela delle DOP e IGP del food siciliano si sono messi assieme, hanno formato un nuovo consorzio di tutela, sarebbe un consorzio di secondo livello, che ha il compito un po' di mettere in rete le attività di promozione, di valorizzazione che ogni consorzio fa per il proprio prodotto. È nata così il consorzio DOS Sicilia, dove DOS sta per denominazione di origine siciliana, dove raggruppiamo in un'unica figura le eccellenze dell'agroalimentare siciliano. Il consorzio di tutela da un paio d'anni si è dotato, oltre che da un agente vigilatore che fa la vigilanza e quindi la garanzia che il prodotto che troviamo nei banchi dei supermercati, nelle botteghe, sia veramente prodotto secondo il disciplinare, si è dotato anche di ispettori di qualità. Ispettori di qualità che controllano, che vanno in giro negli allevamenti, nei caseifici e garantiscono la qualità prima della marchiatura. Per cui c'è un controllo ispettivo molto forte, molto attento e poi solo successivamente il formaggio viene marchiato a fuoco. Quello è il vero pecorino siciliano DOP.
La sua origine ci riporta addirittura al mito. Pensate che Omero nella sua Odissea per bocca di Ulisse dice queste parole: fa cagliare metà del latte e lo depone in canestri intrecciati, riferendosi al ciclope Polifemo che munge le sue pecore e ne fa proprio pecorino siciliano. Si tratta dunque di un formaggio davvero antico. Andiamo allora a vedere come si fa nel piccolo borgo di Santo Stefano Quisquina, città del formaggio dal 2020, dove si produce ancora secondo antiche tecniche. Qui ci troviamo nelle Montesicani, a cavallo delle province di Agrigento e Palermo. Siamo a circa 1000 metri di altezza. E i pascoli sono i pascoli tipici di montagna, sono territori vocati alla pastorizia e all'allevamento dei bovini. Qui noi in azienda abbiamo 1500 pecore e 250 vacche, che lavoriamo tutto il nostro latte, che poi viene trasformato in azienda, facendo il lattovino, va a finire, facciamo il pecorino, il latte di mucca, facciamo il caciocavallo per il metano. Questo è un territorio particolarmente ricco d'acqua, infatti forniamo acqua a tutta la provincia di Agrigento. Gli animali qua bevono acqua di sorgente, la purezza delle acque aiuta senz'altro gli animali a produrre un buon latte. Quali sono le caratteristiche principali del pecorino siciliano DOP? Il pecorino siciliano DOP prevede che il latte deve essere di pecora 100% e di animale al pascolo. Il latte munte viene lavorato entro le 24 ore. Viene portato a una temperatura di 36 gradi nella tina e nel legno. Si aggiunge caglio di agnello in pasta sciolto nell'acqua e dopo circa 35-40 minuti si ottiene la cagliata, la coagulazione, che poi viene rotta con la rotola. Viene rotta e portata alla grandezza di un chicco di riso. Guarda Francesca, questo è un spino fatto in legno di rover che noi lo usiamo per la rottura della cagliata. E questo noi in dialetto lo chiamiamo rotola. Di qui si estrae il siero che poi viene utilizzato per fare la ricotta. Il formaggio che si deposita nel fondo della tina viene prelevato e immesso nei canestri in giunco. Viene pressato e fatto spurgare. Una volta fatta la ricotta, il liquido che rimane viene messo nella tina dove è stato messo precedentemente il formaggio e inizia la cottura del formaggio. Questa operazione è del tutto naturale, in quanto si utilizza la scotta che ha una temperatura di 75 gradi e dopo di questo c'è l'estrazione del formaggio, si rigira nel canestro in modo che prenda la forma tipica del canestrato e si lascia riposare per un paio di giorni. Dopodiché si mette e avviene la salatura, che può essere sia a secco che in salamoia. E poi non mettiamo più sale, c'è solo la stagionatura dove rimangono per circa 4 mesi. Qui Francesca ci troviamo nella zona di stagionatura del formaggio dove riposa a una temperatura media di 16 ai 18 gradi. Settimanalmente prendiamo il formaggio, lo spazzoliamo, lo giriamo onde evitare la formazione delle muffe. Passando il quarto mese chiamiamo l'ente di certificatore, che è il Corflac di Ragusa, che venga a fare dei prelievi, controllano se il latte è stato pastorizzato o no, se tutto va bene, fanno un certificato, ci autorizzano la marchiatura del formaggio, poi il consorzio viene a fare la marchiatura a fuoco. Quindi avendo già la marchiatura a fuoco il formaggio si può immettere in commercio. La stagionatura comunque può proseguire anche fino a 12 mesi. Quali sono le attività di ricerca che porta avanti l'Università di Palermo, in particolare il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali, insieme agli imprenditori locali? L'attività di collaborazione del Consorzio di Tutela
nei confronti delle istituzioni di ricerca, tra cui l'Università degli Studi di Palermo, è dovuta a alcuni progetti che sono stati portati avanti negli anni. In realtà ci siamo mossi su due filoni. Un primo filone è stato quello che ha visto il miglioramento qualitativo del pecorino siciliano DOP tramite lo studio di batteri lattici autoctoni che sono stati selezionati da un gruppo di microbiologi del nostro dipartimento di Palermo, che sono stati selezionati e poi sono stati provate in diverse aziende aggiunti al latte crudo per cercare di orientare le fermentazioni e riuscire a fare un ottimo prodotto. Un altro filone di ricerca invece ha riguardato la messa a punto di alcuni metodi per la determinazione sul formaggio della provenienza del latte. Il latte deve essere crudo, deve essere non pastorizzato. A oggi ci sono alcuni strumenti, come per esempio la fosfatasi alcalina, che però manca di alcuni punti di riferimento, manca di alcuni dati soglia, perché proprio lavori sul pecorino siciliano non ce n'erano. E quindi ecco le attività di collaborazione tra il Consorzio di Tutela, il Dipartimento SAF dell'Università di Palermo, ma anche con l'Università di Messina e Catania, siamo riusciti a fare un progetto che ha messo a punto alcune soglie oltre il quale il pecorino è prodotto al latte crudo. E come mai non c'è bisogno di pastorizzare il latte? Il latte non viene pastorizzato perché i produttori di formaggio sono anche allevatori e quindi per lavorare al latte crudo bisogna mantenere un tenore di carica batterica molto basso e solo chi cura la qualità del latte alla mungitura riesce a garantire un prodotto trasformato al latte crudo. Il latte crudo dà un grande vantaggio, che tutti i batteri naturali, i fermenti lattici tipici del territorio rimangono nel latte, fanno il loro dovere, si moltiplicano, producono una grande quantità di aromi, di profumi che fanno veramente importante e profumato questo prodotto. Con il gruppo dei microbiologi di Palermo, in particolare abbiamo approfondito ciò che c'è all'interno delle tine di legno che oggi ancora vengono utilizzati per la fabbricazione del pecorino siciliano DOP. Ebbene, si è scoperto che nei pori del legno si annida una microflora batterica, i fermenti lattici buoni, che stanno lì e nel momento in cui mettiamo il latte caldo nella tina di legno, questi microrganismi si tuffano e si cominciano a moltiplicare in modo da orientare le fermentazioni e fare in modo che da lì partano le fermentazioni giuste per ottenere un ottimo prodotto. Contro chi ci dice ma è sicuro il legno? Beh, rispondiamo che c'è una letteratura scientifica amplissima che ha dimostrato come non è mai stato rilevato un patogeno né nelle tine di legno né sugli scaffali dove poniamo le forme a stagionare. Questo probabilmente è legato a una competizione naturale tra i fermenti lattici, che sono miliardi e miliardi, e magari qualche patogeno che ogni tanto si presenta, che però per competizione naturale viene annientato dagli stessi fermenti lattici. Le pecore mangiano erba tutto l'anno, a parte i mesi invernali proprio più pesanti, che quando c'è freddo li mettiamo dentro, li diamo a mangiare dentro. Quindi pascoli buoni, sorgenti di acqua buone, sono tutti gli ingredienti naturali per fare un buon formaggio, per fare un buon latte e poi un buon formaggio. Pascoli ci sono, le pascoli naturali, che praticamente sono le montagne che vedete là di fronte, oppure i pascoli che seminiamo noi, che facciamo la semina noi, che sono pascoli di trifoglio, veccia, avena, orzo, sulla. Questi sono i pascoli che noi, le semine che noi facciamo, che sono pascoli che fanno un effetto benefico all'animale e quindi consentono di produrre un buon latte. Ci
ci ha raggiunto il professor Massimo Todaro, che è anche maestro assaggiatore dell'ONAF, l'Organizzazione Nazionale di Assaggiatori di Formaggi. Professore, come si fa a riconoscere che questo è un pecorino siciliano DOP? Allora, intanto il pecorino siciliano DOP presenta una canestratura, che sarebbe questa crosta che vedete all'esterno, in cui sono ben visibili i segni del giunco, perché la formatura di questo formaggio si fa in questi canestri di giunco, e questa lascia una canestratura molto riconoscibile, che non è quella della plastica. Poi il formaggio si riconosce dai suoi profumi, dai suoi sapori, quindi l'assaggiatore ONAF esercita la vista, il gusto e poi l'olfatto. Questi tre sensi ti permettono poi di riconoscere un formaggio anziché un altro. In particolare, cosa riconosciamo quando assaggiamo, ma anche annusiamo, un pecorino siciliano? Il sapore del pascolo. Questo è fortissimo. Gli animali che producono il latte destinato a diventare pecorino siciliano DOP mangiano erbe, e non una sola specie foraggera, ma tante. E tutti questi profumi che vengono dalle erbe si concentrano nel latte e poi ancora nel formaggio. Quindi sentiamo il pascolo, sentiamo la pecora, anche un pecorino, sentiamo anche delle note di frutta secca. Questo è grazie alla stagionatura che avviene in locali in cui il legno predomina, per cui questo formaggio, che sta a riposare almeno 5 mesi, ma questa forma qui arriva tranquillamente ai 7-8 mesi, è un formaggio che mantiene queste caratteristiche aromatiche che vengono cedute dal locale di stagionatura, e poi noi li sentiamo in questa esplosione di sensazioni olfattive. Altra cosa, alla vista invece, il colore della pasta come deve essere? Il colore della pasta è questo giallo ocra, che è la caratteristica del pecorino siciliano, che non è il giallo dei formaggi prodotti con latte vaccino, non è neanche il bianco che troviamo nei formaggi di latte di capra o nei formaggi di latte di pecora freschi. Il colore giallo ambrato è una testimonianza dei fiori, dell'erba che gli animali brucano quando mangiano all'aperto. Qual è la maggiore espressione che questo formaggio dà dei montisicani? I formaggi di montagna sicuramente trasferiscono ai loro assaggiatori una serie di sensazioni che sono quelle della biodiversità. Nei pascoli di montagna c'è molte più essenze foraggere. Nei pascoli di montagna troviamo una composizione floristica molto particolare, e qui nei Monti Sicani abbiamo tantissimi prodotti di eccellenza. Questo è un prodotto di eccellenza, questo è un tipico prodotto di montagna, che si chiama poi anche pecorino siciliano DOP, ma è un prodotto di punta, tanto è vero che l'azienda Ferranti ha nel suo archivio tanti e tanti premi nei concorsi gastronomici regionali che facciamo con i produttori di pecorino siciliano. Il pecorino siciliano è un formaggio ricco di tanti nutrienti. Noi raccomandiamo di consumarlo con parsimonia e con attenzione, proprio perché è ricco di tante sostanze nutrienti, ma anche di tante calorie. È ragion per cui la scelta del consumo deve essere oculata. Ma proprio consumare 30-40 grammi di pecorino siciliano ci permette di coprire la quota di ferro e di proteine, di vitamine che noi dobbiamo assumere nell'arco della giornata, per cui è una scelta di salute. La presenza, ad esempio, all'interno del pecorino siciliano del calcio, che aiuta a rinforzare le ossa
è la presenza di una vitamina, la vitamina D, che ha un potere mineralizzante, che significa che riesce proprio a rinforzare, a proteggere le nostre ossa, il nostro apparato osseo. Ed è molto importante perché non è facile trovarla in altri alimenti e soprattutto perché in qualche modo va a sostituire chi non si può esporre al sole. Il pecorino siciliano è poi ricco di vitamina A e di vitamina E, che sono dei potenti antiossidanti e servono a combattere i segni dell'invecchiamento sulla nostra pelle e sulle nostre mucose. E poi nel pecorino siciliano c'è il magnesio, che è veramente un elisir di benessere, e quindi consumarlo con parsimonia fa bene alla nostra salute. E ora Vincenzo Pelleriti, allievo dell'ITS Albatros di Messina, ci presenterà la sua ricetta. Sformatino di pecorino siciliano in guazzetto di pomodori al timo. Per realizzare questo sformatino abbiamo bisogno di latte, pecorino appunto che è padrone della ricetta, uova e farina. Si fa appunto questa dose con questi ingredienti e poi si vanno ad inserire in una cocchetta di alluminio per poi inserire al forno con una temperatura di 180 gradi per circa 12-15 minuti. E questo è per la parte dello sformatino. Per invece la parte del sugo si vengono ad utilizzare del pomodoro datterino aromatizzato con dell'aglio, dell'aggiunta di peperone e anche del timo, delle foglioline di timo. Allora, il guazzetto è fatto con questo pomodoro datterino che viene prima sbollentato, poi messo in padella. E infine, utilizzando un frullatore ad immersione, viene appunto questa crema fuori. Abbiamo utilizzato la buccia del pomodoro per poter guarnire, minimizzando gli scarti del prodotto. E adesso, buon appetito a tutti! Francesco, vado a fare il sugo ad agosto, appunto perché fa caldo, perché con il freddo non asciuga. Si fa asciugare, si pulisce prima, poi si fa asciugare al sole. Mm-hmm. Quando poi è pronto si mette a fascio. E quanto ci vuole a fare un canestro? Almeno un giorno. La caratteristica tipica del pecorino siciliano DOP è che tutte le attrezzature sono ancora in legno, come si faceva tanti anni fa. E dalla tina in legno, alla rotola, al canestro in giunco. Questo mi rende molto orgoglioso perché è un formaggio unico per le sue caratteristiche e quando lo portiamo in giro per il mondo abbiamo sempre le nostre belle soddisfazioni.